registrano circa 2 milioni di presenze. Nella sola Peschici si registrano circa 1 milione di presenze, senza contare poi le presenze di Rodi Gargarico, di Mattinata, di San Menaio Vico del Gargano, senza contare le presenze che ci sono per i visitatori dei laghi. Noi abbiamo 2 laghi, il lago di Lesine e il lago di Varano, senza contare le presenze della foresta umbra, le presenze per via del turismo religioso, la grotta di San Michele Arcangelo in quel di Monte Sant'Angelo che è patrimonio dell'UNESCO, e il santuario di San Pio da Pietralcina in quel di San Giovanni Rotondo. Patrimonio dell'UNESCO sono le faggete vetuste della foresta umbra, un territorio ricco di siti archeologici di primissima importanza, e cito uno per tutti, Grotta Paglicci di Rignano Garganico. La zona umida, il lago di Oasi di Lago Salso a Manfredonia, insomma, è un territorio così ricco di storia, così ricco di ambiente sano, così ricco di paesaggio, così ricco di cultura. È un territorio che vive di turismo. E allora dobbiamo fare in modo che questa nostra attività ci venga consentita di poterla eseguire in maniera seria. E allora bene farebbe la Regione Puglia ad assumere una decisione simile a quella assunta dalla Regione Campania per le isole, che poi è stata ratificata dal governo. E allora noi chiediamo che le stesse condizioni, che le stesse modalità vengano fatte, tenute ed eseguite anche sul promontorio del Gargano. La nostra non è una richiesta per ottenere privilegi, assolutamente, nessun privilegio. Se è vero come è vero che per rilanciare l'economia il turismo è uno degli step più importanti e fondamentali per il rilancio dell'economia, se è vero questo, ebbene, non si possono non assumere decisioni conseguenziali. Io sono certo che il presidente della nostra regione, Michele Emiliano, valuterà con molta attenzione questa proposta, e sono certo che quanto prima potremmo dare questa grande notizia ai garganici. I garganici sono un popolo, è una comunità, quella garganica, che va sostenuta anche per fare in modo che man mano, un po' alla volta, il Gargano, questa terra, possa liberarsi e una volta per sempre da certe criticità. Il Gargano è di tutti e tutti devono essere messi nelle condizioni di poter vivere con la dignità, con l'orgoglio e con l'onore di essere appunto uomini liberi. Grazie a tutti, buona serata. Con la Puglia ti vaccina, la Regione programma il calendario delle vaccinazioni anti-Covid secondo fasce d'età, a partire dai 79 anni in giù. Non hai più bisogno di prenotare. Per il tuo vaccino la data e il luogo vengono fissati in base all'anno di nascita. Per confermare l'appuntamento devi solo aderire alla vaccinazione. Come? È facile. Ti serviranno solo codice fiscale e tessera sanitaria. Collegati alla nuova piattaforma lapugliativaccina.regione.puglia.it. Se la tua fascia di età è già attiva, clicca su Accedi al servizio online e segui le istruzioni.
conoscerai così la data e il luogo del tuo appuntamento. Se puoi, stampa il promemoria e il modulo per il consenso informato e portali con te il giorno della vaccinazione. Puoi aderire alla campagna vaccinale anche chiamando il numero verde 871 39 31 o rivolgendoti a una delle farmacie accreditate al servizio PharmaCoop. Il giorno della vaccinazione porta con te la tua tessera sanitaria e, se puoi, il promemoria stampato e il consenso informato già compilato. Il vaccino. La miglior difesa è la scienza.